Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è domenica mattina, io sono appena rientrata, sono andata a fare un giro al Carrefour e da CVG perché oggi è il compleanno di Caterina e dovevo prenderle un regalo. Ho fatto in fretta perché la conosco molto bene, spero di aver azzeccato i regali, ma tendenzialmente direi di sì. Allora, i regali sono già impacchettati. Vi dico semplicemente cosa le ho preso. Allora, sono andata da Vesto Pazzo. Se avete visto il mio video dei regali di Natale, avete visto che le avevo regalato un braccialetto con tutti i cuori sacri. Della stessa linea c'è anche la collana e gliel'ho presa. È già impacchettato, quindi non ve lo farò vedere. Se riesco oggi, quando li aprirà, vi farò vedere i regali, ma o al massimo vi lascio da qualche parte, insomma, la foto di quello che le ho preso. E poi ho preso da Sephora il fondotinta Forever di Dior, che so che le piace tanto. Non sapevo bene la colorazione, quindi siccome Caterina ha la tessera di Sephora, ho chiesto alla ragazza se poteva vedere se l'aveva mai comprato, perché mi ricordavo di sì. Però la ragazza, visto che aveva comprato un altro fondotinta di un'altra marca, meno coprente, un po' diverso, ma che aveva preso una colorazione 4,5. Ad ogni modo può eventualmente, senza aprire la confezione, vedere se è la colorazione giusta o magari andare da Sephora a provarle e nel caso cambiare tonalità. Questi sono i due regali che ho preso per lei e poi da CVG vi faccio vedere cosa ho preso per me e ho preso anche una cosa per mio marito. Allora, sono iniziati i saldi e quindi ho preso cose in saldo, qua, non tutte ma quasi. Ho preso questa giacchina in ecopelle ghiaccio, costava 16,99 €, l'ho pagata 11,89 €, così semplice, liscia. Più che altro perché in ufficio con l'aria condizionata fa freddo e ogni tanto vorrei avere qualcosa di bianco da mettere su. Ve la faccio vedere indossata, quindi è corta, senza bottoni, va bene anche per settembre, quando magari inizia a fare un po', come dire, freddino, i primi freddi, e quindi ho preso questa. Poi ho preso questa che indosserò oggi senza lavarla, ma fa niente, tanto è un capo. È una tutina in jeans, così vedete, con i tasconi, si apre sul davanti, l'ho presa proprio per quello, perché le tutine io le adoro, ma se si aprono dietro sono scomodissime. Invece questa si apre sul davanti, ha le coppe rinforzate, è una taglia unica, l'ho provata, mi sta comoda, però mi sta abbastanza bene. Era in offerta anche questa, costava 24,99 € e l'ho pagata 17,49 €. Questa la metterò, se riesco, vi faccio vedere come sta. Una specie di try on. Poi, allora, ho preso questa camicetta che avevo già visto, questa per andare in ufficio secondo me è molto carina, con sotto un toppettino perché è trasparente. L'ho presa perché comunque era in offerta, sconto del 30%, costava 22,99 € e l'ho pagata 16,09 €, così. Poi, allora, ho preso questi jeans push up, ragazzi. Allora, ho preso un XS, sono verdi militare. Questi non erano in offerta, li ho pagati 19,99 € a prezzo pieno. Sono jeans skinny, come vedete, così, verdi militari non li avevo. Mi vanno anche questi un pochino, insomma, comodi, non sono proprio, non strizzano proprio. Poi sono belli perché comunque sono leggerini e niente, questi. Carina anche, secondo me, indossata con la camicetta. Poi per oggi, perché prevedo caldo, ho preso due ventagli per me e per mio marito. Io userò questo blu abbinato al mio outfit, a mio marito però questo nero, li ho pagati 1 € l'uno. E questo pezzo è andato, direi, sì. Poi, allora, andiamo avanti. Manca poco, non ho preso altre tante cose. Allora, ho preso per mio marito, perché mi ha chiamato e mi ha detto: amore, puoi andare da Zara a comprarmi quella camicia di lino che mi hai preso al mio compleanno, ma bianca? Ma si dimentica che Zara al Carrefour, vicino a casa mia, non c'è. E quindi gli ho detto: guarda, se vuoi prova a vedere se trovo qualcosa da CVG simile. Ed era la camicia verde, se vi ricordate, col collo alla coreana,
il lino, quindi l'ho presa bianca. L'unica cosa che non mi convince è che ha il bottoncino e la fettuccina per tirare sulla manica, mentre invece mio marito le rimborsa. Però vediamo, ecco, vedete così, se non le piace, se non gli piace, andrò a togliere il bottone e la fettuccina e la rimborserà normalmente. Questa non era in offerta e l'ho pagata 27 euro, 26,99 euro. Quella di Zara costava, mi pare, 35 euro, 39 euro. Adesso, quando arriva, gliela faccio vedere, se gli piace, speriamo, altrimenti porterò indietro e mi farò fare un buono. Poi, allora, ho preso queste ciabatte da tenere fuori perché le mie ciabatte da giardino si sono rovinate, queste le ho pagate 6,99 euro, rovinate, rotte, dico rovinate, che è diverso. Poi, allora, ho preso questa magliettina semplice, semplice, l'ho pagata 7,99 euro, non è in offerta. Questa l'ho presa da mettere con la tutina di jeans, non oggi perché oggi sono... andrò a un compleanno, sono in libera uscita, fa caldissimo e quindi non la metterò, però ho pensato, quella potrei metterla anche per andare in ufficio con sotto una maglietta, quindi, carina, credo che con sopra la tutina stia bene, perché la tutina ha le bratelline a fettuccina. Poi, allora, ho preso per me, sempre, questo reggiseno a fascia. Ho preso una prima perché la seconda non c'era, però l'ho provata lì al momento e ho detto vabbè, la prima mi sta, più che altro non tanto il seno, che non è che abbia chissà che seno, ma avevo paura che fosse stretto di torace, invece devo dire che all'ultimo bottone ci sta, c'era nero, c'era color carne, però ho detto provo prima questo bianco perché ha il silicone e io sono un po' allergica al silicone, ogni tanto mi fa reazione, quindi volevo capire, se non mi fa reazione vado e le prendo, perché le ho pagati 4,95 euro e da Tezenis mi pare che costino 12 euro stesso modello, quindi faccio una prova. Adesso per esempio ne ho su uno di Tezenis che è un po' largo ormai. E poi ho preso questo invece da mettere sotto con le magliette, quelle che magari sono un pochino più larghe, non mi piace che si veda il reggiseno, preferisco una fascia. E quindi ho preso questa, questa l'ho pagata 1,95 euro. Non è tutto, dovrebbe esserci, eccolo qua, anche questi. Ho preso questi orecchini con la stellina, io vedete indosso questi di Anna Luisa, siccome questi mi piacciono tantissimo, ma quando ho i gioielli d'oro li trovo perfetti, quando invece ho i gioielli argento mi sembrano un po' buttati lì e quindi mi dispiace, o me ne farò dare un paio da Anna Luisa argento, potrei comprarli, ma nel frattempo ho preso questi, adesso ve li tolgo e ve li faccio vedere, sono molto simili anche come chiusura, l'unica cosa è che hanno il pendente, quindi devo valutare se tenere il pendente o toglierlo eventualmente, sono fatti così, se riesco ad allacciarli, ok, così, vedete, adesso appoggio questo e vi faccio vedere bene, con la stellina e gli Swarovski. Ok, allora vado a prepararmi, vedo se riesco a mettervi la clip e ci vediamo dopo. Ok, allora vi faccio vedere l'outfit, ho legato i capelli un po' alla valacca che bene, caldo, porterò un elastico perché probabilmente legherò anche la chioma, la tutina sta così. L'ho messa con le superga, adesso vi faccio vedere anche la borsa, mi stavo dimenticando. Ok, come borsa indosserò questa tracollina che mi ha regalato mia sorella di Zara in jeans. Poi potete metterla o sulla spalla come me, oppure a tracolla, io la terrò sulla spalla perché insomma è abbastanza capiente, ci stanno dentro due cellulari, il mio portafogli, e basta, è l'unica cosa che mi serve.